buongiorno a tutti e tutte. Io proverò a fare un intervento, diciamo, sulla scuola e la formazione, che però provi ad essere inserito all'interno di un quadro europeo e che quindi non tratti il tema della scuola e della formazione per come lo conosciamo e per come lo vediamo dai media, che molto spesso ci viene trasmesso soltanto come un attacco ai servizi pubblici e soltanto come un attacco ai lavoratori. La partita che si sta giocando sulla scuola e sull'università, sulla formazione in generale, è qualcosa di più complesso. Farò riferimento ad un quadro europeo e poi ne farò discendere una serie di spunti di riflessione che spero potranno servirvi, che io ho maturato in anni di insegnamento precario, quindi stando direttamente sul campo, ma che ho potuto maturare anche grazie alla militanza politica, alla mia decennale di militanza politica, che mi ha permesso di vedere alcune realtà e alcuni aspetti che in altro modo non avrei potuto vedere. L'attacco alla scuola non viene da Renzi, non viene solo da Profumo o dalla Gelmini. L'attacco alla scuola è un attacco che si è iniziato a costruire dopo le lotte degli anni 60, dopo le lotte del 68 e del 70, perché la scuola ha un ruolo centrale all'interno del sistema capitalista, che è quello della trasmissione di una serie di idee che sono le idee della classe dominante, ed è il bacino principale attraverso il quale si può prendere non soltanto lavoro precario, ma si possono far passare determinate idee. Bisogna tenere presente questi due aspetti qua quando si parla di scuola e di formazione. Quindi noi non parliamo oggi soltanto di attacco ai lavoratori, di attacco agli insegnanti, di attacco al personale ATA o di attacco al diritto degli studenti, ma dobbiamo tenere presente anche il quadro storico e il quadro dell'attuale crisi del capitalismo per poter dare una valutazione un po' più complessiva dell'attacco generale che la scuola e l'università sta subendo in questo periodo. L'attacco alla scuola, come dicevo, viene da lontano e in Italia si è concretizzato con il ministro Berlinguer quando è stata approvata la famosa legge sull'autonomia scolastica. Parliamo di una roba di 15 anni fa, molto vecchia, sulla quale non è stata mai fatta una valutazione da parte di nessuno, ma che rappresenta il fulcro centrale dell'inizio del cambiamento delle politiche scolastiche in Italia e non solo in Italia, perché le politiche scolastiche italiane si parificano a quelle europee. Abbiamo voglia di sentir dire dati, relazioni che ci dicono che la scuola in Italia gli studenti si laureano di meno, che in Italia gli studenti sono più pigri, sono meno preparati, che bisogna adeguarsi all'Inghilterra. L'adeguamento di cui parlano non è un adeguamento sulla qualità, è un adeguamento sul fatto che l'Inghilterra ha portato avanti per prima un sistema al quale anche l'Italia si vuole, un sistema di precarietà al quale anche l'Italia vuole arrivare. Semplicemente la scuola italiana dal punto di vista teorico era un po' migliore rispetto ad altre scuole e la si vuole rendere molto simile a quella inglese, anglosassone o americana, perché favorisce meglio è meglio formata sul mercato e sulle necessità del mercato. Uno degli organi che ha propugnato il cambiamento dell'istruzione in Italia e in Europa in generale è un organo che si chiama ERT e che ha cominciato a lavorare negli anni 80. Significa Tavola Rotonda degli Industriali Europei. Quest'organo è un organo che ha deciso politiche della scuola e politiche dell'università al di fuori della Commissione Europea e al di fuori del Parlamento Europeo. È un organismo formato e partecipato da rappresentanti di multinazionali e di industriali che ad un certo punto hanno deciso di scrivere tutta una serie di saggi, di libri che non arrivano neanche al grande pubblico, in cui davano delle linee guida su come trasformare la scuola. E guarda caso le linee guida coincidono esattamente con le politiche che sono state fatte in questi anni, prima tra tutte l'autonomia scolastica, che ha trasformato profondamente, lo ripeto ancora, ha trasformato profondamente il volto della scuola italiana. L'ERT, questo organismo, è nato a Parigi nel lontano 1983, quindi non è che stiamo parlando di qualche anno fa, e alla base
delle riflessioni di questo organismo c'era una parola chiave: modernizzazione del sistema scolastico, che è la cosa che ci continuano a ripeterci ancora oggi, Renzi non per ultimo, Renzi da ultimo, che la scuola va modernizzata, la scuola italiana è troppo vecchia, la scuola italiana non funziona, la scuola italiana non è adeguata al mercato, la scuola italiana non riesce a creare le competenze giuste per inserire i giovani nel mondo del lavoro. Una delle colpe della disoccupazione sarebbe l'organizzazione del sistema scolastico e formativo in Italia. Se si riforma quello nel senso in cui dicono loro, la disoccupazione potrebbe scendere. Ovviamente noi sappiamo che non è esattamente così, però è importante modificare quel sistema per attuare la seconda fase, cioè il passaggio di una serie di idee e di politiche che il capitalismo europeo, gli industriali europei hanno deciso che deve essere così. In che cosa si sono cosa ha detto questo organismo, l'ERTA? Ad esempio, una delle frasi che ha detto, una delle cose che ha scritto è che l'amministrazione della scuola è dominata da esigenze burocratiche, che le pratiche amministrative sono troppo rigide, che i centri di insegnamento devono adattarsi al rapido sviluppo delle tecnologie, delle ristrutturazioni industriali e terziarie. Cioè, in questo già avevano letto la possibilità della scuola di doversi adattare al diverso evolversi del capitalismo, al diverso evolversi delle crisi del capitalismo, per cui tutto ciò che il materiale sul quale lavora la scuola, cioè i ragazzi, devono essere formati in modo che accettino livelli di precarietà e di ristrutturazione aziendale e che siano poi pronti con le loro piccole nozioni a cambiare lavoro da un momento all'altro secondo le necessità del mercato, non secondo le proprie esigenze, le proprie esigenze personali. Quindi la manodopera deve essere flessibile, deve adattarsi immediatamente alle riconversioni, ma non solo gli studenti devono essere così, è il personale che lavora nella scuola che deve diventare così, un personale flessibile, adattato a trasmettere certi tipi di idee. Quando la ministra Gelmini diceva bisogna far fuori gli ultimi elementi di 68 che esistono nella scuola, non lo diceva così tanto per dire qualche cosa di ideologico, per dire una frase buttata lì, lo diceva perché il 68 con il suo vento di lotta e di rinnovamento aveva portato all'interno della scuola un minimo di capacità critica, un minimo di studio aperto a tutti, che non fosse soltanto legato ad un puro nozionismo e non fosse legato alle esigenze dell'azienda o delle classi padronali del momento. Quella frase lì della ministra Gelmini significa ritorniamo esattamente a quello che c'era prima, la scuola deve essere funzionale al sistema capitalista. Basta, questo deve essere. Oltre l'autonomia scolastica ha comportato una serie di cose. Uno, l'impresa deve entrare nella scuola. E l'impresa come entra nella scuola? Al di là del fatto che c'era stata una proposta di legge che è ancora in via di discussione, che era partita con la proposta del ministro Aprea di sostituire gli organi decisionali della scuola, che è il collegio docenti, cioè l'insieme degli insegnanti che decidono il lavoro scolastico di anno in anno, di sostituirlo con un CDA, le scuole possono tramite l'autonomia scolastica già decidere di avvalersi dei consigli di esperti che appartengono a enti locali, amministrazioni, imprese del territorio. Lo scorso anno, guarda caso, ho insegnato in un istituto professionale e in questo istituto professionale la dirigente era particolarmente attenta a queste politiche e premeva per la creazione di un organismo facoltativo, che era un organismo che metteva insieme insegnanti dell'istituto, delle varie materie professionali e metteva insieme imprenditori locali. Tutto questo si trasforma poi in cosa? Non che la Nestlé arriva in tutte le scuole d'Italia, ma che il piccolo caseificio locale, che però appartiene ad una catena, può prendere dalle scuole professionali lavoratori, cioè studenti che devono fare il tirocinio obbligatorio per ottenere il diploma e farli lavorare gratuitamente, che so, un mese, due mesi. Però quello è lavoro gratuito che entra all'interno delle imprese. Altra cosa che è stata creata, e guardate, su questo io insisto molto, è la questione della didattica.
Cioè, la scuola sta subendo un attacco feroce per quanto riguarda la costruzione della didattica. La didattica non è più una trasmissione di un sapere critico, di un sapere legato per causa ed effetti, e io insegno storia e filosofia, per cui sono due materie che vanno studiate in maniera abbastanza, cioè per causa ed effetti, c'è cioè un po' di riflessione dietro. La storia viene spiegata per compartimenti stagni, cioè non esiste un avvenimento legato all'altro e soprattutto non esiste un passato che può influenzare un presente. I giovani sono costretti a vivere, loro viene spiegato, in un eterno presente. Le scadenze storiche non hanno più un'importanza formativa. La storia sono piccoli compartimenti stagni come tutte le altre materie in cui tu devi imparare date, avvenimenti e fasi finali, cioè la parte oggettiva della storia stessa, ma questo vale per tutte le materie. E a livello di diciamo dal punto di vista legale, a livello della normativa, è bastato cambiare una parola, si parla di competenze. Le competenze degli studenti possono essere cambiate, possono essere svalutate, possono essere obsolete, cioè possono valere oggi e possono non valere più domani. Questo vuol dire che se io oggi ho imparato a fare il perito meccanico in un modo, domani non mi serve più fare il perito meccanico perché quella funzione va in crisi, mi serve fare il pasticcere e farò quello. Questo per quanto riguarda questo aspetto qui. L'altro aspetto importante della didattica, e questo ha a che fare anche con un attacco forte che viene portato alla libertà di insegnamento, è il tentativo, è l'introduzione vera e propria, con il tentativo di portarla all'esame di Stato delle scuole superiori, dell'INVALSI. L'INVALSI è un metodo di valutazione fatto attraverso test a crocette che viene emanato ed è una prova ministeriale uguale in tutte quante le scuole italiane, che non tiene conto dei diversi livelli di raggiungimento degli obiettivi delle diverse scuole, perché poi una scuola nel centro di Roma o nel centro di Torino ha un determinato tipo di utenza e quindi può raggiungere determinati tipi di programmi, una scuola che si trova alle Vallette a Torino o in un quartiere popolare di Napoli ha un'utenza diversa e potrebbe raggiungere degli obiettivi diversi. L'INVALSI verrà utilizzato come metodo per scardinare il salario dei docenti, ma verrà usato come metodo per mettere in competizione le scuole tra di loro, viene usato come metodo di controllo sugli studenti, ed è quella cosa lì che permetterà di abolire definitivamente gli scatti di anzianità. Ieri ancora, qualche giorno fa, la ministra Giannini ha fatto ancora una dichiarazione in cui ha detto che la meritocrazia deve essere il metodo per pagare gli insegnanti, non l'anzianità di servizio. Questo vuol dire abolizione degli scatti di anzianità, aumento dell'orario di lavoro. Già il ministro Profumo aveva provato a portare le ore di lavoro da 18, le ore frontali di lavoro degli insegnanti da 18 a 24 nella settimana. E adesso con il metodo INVALSI si prova a scardinare completamente questo sistema. È molto pericoloso l'INVALSI, e adesso uno dei modi per poterlo, secondo me, per poterlo scardinare, per poterlo combattere, è quello che si formino, si abbia il coraggio di fare e di provare a fare dei comitati che tengano dentro non soltanto gli insegnanti che non dovrebbero somministrare le prove, però lì sono solo i sindacati di base che continuano a resistere e a proclamare lo sciopero quando c'è la fatidica data dell'INVALSI, però bisognerebbe organizzare delle azioni di boicottaggio che coinvolgano gli studenti e le famiglie degli studenti per fare in modo che quel giorno a scuola non si presenti nessuno a sostenere queste prove. A cosa serve? Cioè, no, prima, siccome ho pochissimo tempo per chiudere, volevo leggervi una cosa, perché cioè, è emblematico. Nella società globale del 2000 bisogna perdere l'ossessione del posto fisso ad ogni costo ed acquisire il virus dell'internazionalità e il gusto della mobilità professionale. Se una persona, soprattutto giovane, ritiene di aver imparato tutto quello che c'era da imparare in un determinato posto, è meglio che cerchi altri posti dove poter continuare il suo processo di apprendimento continuo, che poi resta la vera garanzia contro la minaccia di disoccupazione tecnologica. Voi direte: che cos'è questo? Questo è un pezzo di un brano inserito all'interno di un test INVALSI.
Il test Invalsi è organizzato per Crocetta, ad un certo punto ci sono alcune domande che si chiamano comprensione del testo, vengono inseriti testi tipo questo, e questo è stato dato in una terza media, anno 2008-2009, ragazzini di 13 anni, viene propugnata questa cosa qui che è abbastanza vergognosa. Però c'è un ultimo punto che io vorrei dire. Molti miei colleghi mi dicono: no vabbè, ma questi non lo sanno neanche quello che stanno facendo, venissero in una scuola a vedere come si lavora. Io contrasto molto questa idea. Tutti i ministri dell'istruzione che abbiamo avuto, chi gestisce l'istruzione sa benissimo quello che sta facendo, e il punto a cui vuole arrivare è quello di cui parlava anche Sergio prima: un'abolizione totale dei diritti e una scuola completamente asservita ai bisogni del capitale. Vi dico di più, ho letto un libro in cui sono stati fatti degli studi sulla scuola all'epoca del fascismo, ed era un libro che puntava a dimostrare che la scuola in quel periodo serviva soltanto a tramandare un certo tipo di ideologia, che era per l'appunto quella fascista. Questo professore si è preso la briga di prendere dei temi di ragazzi che hanno frequentato la scuola in epoca fascista, dalla prima elementare alla quinta elementare. Quello che ha potuto notare è che gli errori ortografici che i ragazzini commettevano in prima elementare continuavano a commetterli in quinta elementare. Questo cosa vuol dire? Che quella scuola era sì aperta a tutti, ma non era formativa, non faceva crescere, serviva soltanto a trasmettere un'ideologia. La scuola di oggi non c'è bisogno del fascismo perché sia ideologica. Nella scuola di oggi esistono i concorsi sull'Europa. Cioè, io insegno scuole di periferia nella provincia di Cuneo, in ogni scuola c'è una classe che ha vinto un premio sull'Europa ed è andata ad incontrare Draghi piuttosto che un altro rappresentante dell'Europa, che hanno vinto il viaggio a Monaco, in Germania, si sono fatti il giro da qualche parte, e quello è un modo per trasmettere quel tipo di Europa che hanno costruito loro. Tutto questo passa anche attraverso la scuola. Questa è la partita che si gioca in questo momento, non è solo una questione salariale. È una questione anche ideologica, però per scardinare tutto questo c'è bisogno, e lo dico proprio in uno slogan perché è stato ripetuto in molti interventi, di tre cose secondo me: della costruzione di una sinistra coerentemente anticapitalista che lotti contro questa Europa, di un sindacato di classe che torni a fare vertenze, che torni a parlare di diritti, e soprattutto c'è bisogno di un internazionalismo che non sia solo una pura chiacchiera, ma che siano rapporti reali tra le diverse organizzazioni europee in lotta, e che lottano contro questa Europa e per un modello diverso di Europa. Grazie a tutti.